La divisione di oncologia dell'ospedale di Fabriano è ormai una eccellenza. Nel 1991 la data di inizio di questo reparto e oggi, come allora, alla guida di questa divisione c'è la dottoressa Rosa Rita Silva. Sì, oggi il Vespa Club e il papà di Christian hanno voluto ricordare Christian donando alla nostra struttura un televisore con videoregistratore, il gruppo del Vespa Club di cui Christian era un membro particolarmente attivo, e due poltrone per eseguire chemioterapie e infusioni brevi per la nostra sala infusioni. Queste donazioni sono realmente, come le diceva, la testimonianza dell'affetto che la comunità fabrianese ha nei confronti della nostra struttura, affetto ovviamente ricambiato, per cui sono segni di testimonianze, di vicinanza verso la nostra struttura, e noi siamo felici di tutto ciò perché evidentemente il nostro lavoro quotidiano, il lavoro di tutto il nostro staff viene apprezzato e queste donazioni rappresentano proprio la riconoscenza verso quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni per i nostri pazienti. Dottoressa, un televisore e abbiamo visto un DVD, poi delle poltrone, ma specificatamente per il reparto che cosa significa? Il televisore significa, insieme al videoregistratore, un momento in cui le persone che sono in sala d'attesa per attendere il loro turno, per eseguire trattamenti o per visite, possono in qualche modo passare un po' del tempo che devono trascorrere nella nostra struttura. Pensiamo di utilizzare il DVD anche per momenti di formazione e informazione, quindi utilizzare queste attese anche in maniera positiva per i pazienti. Le poltrone invece servono per le infusioni breve, sono molto comode, non sono manuali ma sono elettriche, consentono varie posizioni e consentono anche quella comunanza tra i vari pazienti che sono vicini come se fossero in un salotto di casa, per potersi magari dimenticare per un attimo durante le chiacchiere di quello che stanno facendo. Dopo la testimonianza della dottoressa Rosa Rita Silva, noi andiamo a incontrare il presidente del Vespa Club di Fabriano, Giorgio D'Ancona, perché vi siete focalizzati e avete dato grande attenzione al reparto di oncologia dell'ospedale di Fabriano. Il Vespa Club non è nato solamente per fare lunghe passeggiate o un momento di aggregazione, però è nato anche per fare delle donazioni per aiutare la gente, non è che... E come avete pensato di interessare della vostra donazione il reparto oncologico dell'ospedale di Fabriano? Il 28 dicembre al teatro è stata fatta una manifestazione con la famiglia di Christian, che era un nostro... Christian Alterio, ricordiamo. Sì, Christian Alterio, che era un nostro socio fondatore, lui non ha fatto a tempo, ma noi ci siamo riusciti ugualmente, e il nostro club è intitolato a lui. E abbiamo fatto un'autotassazione fra il club e ci siamo sentiti in dovere di donare qualcosa in suo ricordo. Non sarà solamente questo qui, perché ogni anno vogliamo fare una donazione autotassandoci a qualche ente, sempre una donazione benefica, perché il nostro club è nato anche per questo. Per concludere questo nostro servizio abbiamo incontrato adesso il papà di Christian Alterio, dunque una bella serie di poltrone per completare la dotazione di un reparto che purtroppo sta diventando sempre più strategico e l'eccellenza dell'ospedale di Fabriano. Sì, purtroppo qui i malati sono tanti. Io con la dottoressa Silva ho un feeling, diciamo, lei mi ha aiutato molto per mio figlio, e sia per Ancona, su indicazioni, sai, c'è sempre bisogno di aiuto dei dottori anche per avere una linea, no? E lei ci ha indicato il dottor professor Leoni, e poi ci ha aiutato anche nelle trasfusioni. Invece di andare ancora, a Cristo lo portavamo qui per fare il viaggio, andare dono, che era diventato un po' complicato, lei ci ha aiutato anche nelle trasfusioni, quello che potevamo fare qui in questo reparto. Perciò io sono molto riconoscente con la dottoressa Silva e ci siamo sentiti, ma è doveroso, è un minimo che si poteva fare, ecco, di fare una donazione, e lei ci ha chiesto delle poltrone per altri malati, che purtroppo ce ne sono tanti, e niente, ecco, abbiamo pensato a questa cosa in concorde con la dottoressa.
Bene, una bella testimonianza di vita, un'attestazione ancora una volta che va a riguardare la nostra eccellenza come sanità fabrianese e riguarda appunto il reparto di oncologia dell'ospedale di Fabriano che dal 91, mi piace ricordarlo, è operativa e sta crescendo in qualità e quantità dei servizi offerti.